Solo un grazie veramente di cuore a Sua Eccellenza, Monsignor Gianrico Ruzza, per aver accettato di presiedere questa ordinazione diaconale del nostro Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata. È la seconda di quest'anno 2017, segno di una rinnovata vitalità dell'Istituto. Ringrazio anche tutti coloro che sono presenti e che si sono uniti e vogliono unirsi alla nostra preghiera per il futuro servizio di questi cinque confratelli che diventeranno diacono. Ascolteremo nel Vangelo dell'Annunciazione che la Chiesa ci ripropone per la terza volta in questo avvento: lo Spirito Santo scenderà su di te. L'Evangelista San Luca, anche descrivendo negli Atti degli Apostoli la Pentecoste, scrive che lo Spirito Santo scese su Maria e gli Apostoli radunati nel Cenacolo. Sant'Agostino fa un ragionamento molto semplice. Dunque, il primo dono dello Spirito è giunto sulla Chiesa attraverso Maria. Nell'Annunciazione ha preso vita il Cristo storico, nella Pentecoste il Cristo mistico. Ecco, il mio augurio è che davvero, dunque, ogni dono dello Spirito scende sulla Chiesa per mezzo di Maria. Ed ecco il mio augurio, che penso condividano tutti i presenti: lo Spirito Santo che oggi riceverete per le mani di Sua Eccellenza, come dono di Dio, ma anche come dono di Maria, renda il vostro cuore davvero come quello di Maria, totalmente disponibile alla obbedienza alla volontà del Padre nel servizio, nella diaconia dei fratelli. Tra le fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e chiediamone umilmente perdono al Signore. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Fondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide: così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato,
ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Thank you.
lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti, perché giungano all'obbedienza della fede a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe,
e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. L'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Si presentino coloro che verranno ordinati diaconi. Fra Gen Maria Sebeci. Fra Gilberto Pio Maria Abbozzo. Fra Conrad Maria Flores. Fra Dominic Maria Okunwa. Fra Francis Maria Nama. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Tu sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. Rendiamo grazie. Il Signore Dio, abbiamo ascoltato dalla lettera ai Romani, ha il potere di confermarci nel Vangelo, di cui voi oggi diventate servi annunciatori. Il Vangelo che vi verrà consegnato durante il rito di ordinazione è il tesoro prezioso che oggi la Chiesa mette nelle vostre mani
perché ne siate annunziatori e possiate proclamarlo con gioia. E il Vangelo in cui noi siamo confermati, che cos'è? Vale per tutti noi credenti. È la certezza di un amore che è un'autentica premura e che non si ferma dinanzi a nulla. È il grande tema dell'Avvento. L'amore del Signore non si ferma, ma viene. Si squarciano i cieli perché possa giungere a noi. È un amore che potremmo descrivere con una parola: custodia. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci dice: non sarai tu a costruire una casa per me. E qui c'è una fotografia del tentativo dell'uomo di incanalare Dio in una struttura contenitiva. Che cosa ci fa pensare questo? Che Dio possa essere interpretabile con delle categorie culturali, che Dio possa essere spiegabile secondo una logica analitica, che Dio possa essere ridotto a una parte della vita intellettiva dell'uomo. Sono le grandi eresie e tentazioni del XX secolo. Piuttosto, ci dice ancora la prima lettura, fa memoria e riconosci che è proprio Dio che ti ha fatto per come sei. Il fare memoria fa pensare all'invito del Deuteronomio: ricordati di tutto il cammino che il tuo Dio ti ha fatto percorrere per 40 anni nel deserto. Il tuo vestito non si è logorato, il tuo sandalo non si è consumato, hai provato la fame e il Signore l'ha fatta sperimentare perché tu potessi comprendere che non solamente di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Oggi il libro di Samuele, il secondo libro, fa fare questa esperienza di memoria. Ti ho preso quando pascolavi, dice il Signore a Israele. Io ho lottato per te, ti ho liberato dai nemici e ti ho fatto una casa. Io la faccio a te, non viceversa, perché ti dono la stabilità e la protezione. Ora, questi nostri fratelli che oggi ricevono l'ordine del diaconato sono beneficati dall'amore di Dio che li sta liberando dai loro nemici. E i nemici dell'uomo sono le tentazioni dell'orgoglio, dell'avarizia, della chiusura del cuore, di quella che i padri della Chiesa chiamano la sclerosi del cuore, che allontanano l'uomo dalla verità di se stesso, che non può che avere origine e sorgente in Dio. A loro, come a tutti noi, il Signore vuole dare la protezione e la stabilità. Eh sì, è proprio così. Essere confermati nel Vangelo vuol dire avere un cuore stabile. Nella società della tecnoliquidità, come dicono gli esperti, noi possiamo avere un cuore stabile. Non temere, Miriam di Nazareth. Hai trovato grazia presso Dio. Sei fragile, sei debole, umanamente parlando, ma il Signore ti ha ricolmato di grazia. Questa casa di cui ci parla la Scrittura sarà sempre stabile come il regno dinanzi al Signore. Abbiamo trovato un padre. Riconosci che come un padre corregge il tuo figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. E la certezza della paternità di Dio è proprio il vero Vangelo. Vangelo è notizia di bellezza. È bello sapere che Dio non ci abbandona, è bello sapere che Dio ci custodisce, è bello sapere che Dio si prende cura di noi, è bello sapere che Dio ci ama paternamente, come un padre. Ma questo Vangelo, ci ha detto la seconda lettura, è il momento che venga svelato a tutti. È giunto dunque il momento che il mistero nascosto da secoli sia svelato. Noi stiamo per entrare nella celebrazione liturgica del grande mistero dell'incarnazione che si completa, potremmo dire si compie nel giorno dell'Epifania, quando il mistero è disvelato alle genti.
Paolo dice nella lettera ai Colossesi: ho ricevuto una missione da Dio, che è quella di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni e ora manifestato. Vedete, cari fratelli, voi oggi ricevete l'ordine del diaconato e fra le mansioni che la Chiesa vi chiede di vivere integralmente, quello di vivere secondo la parola del Signore. Avete già ricevuto il ministero del lettorato per portare la parola del Signore, ma oggi la Chiesa vi dice: questo è il Vangelo, è il tesoro prezioso. Ogni volta che lo proclamate, ricordatevi di vivere secondo quanto proclamate. Fate della vostra vita, come direbbe il santo a cui vi ispirate, essendo francescani, fate della vostra vita un Vangelo vivente. Non l'ha detto con le parole, ma lo ha detto con la sua vita. Il Vangelo è il mistero di un amore sconvolgente, che modifica i progetti umani, quelli di Maria, Miriam di Nazareth, quelli di Giuseppe, Joseph, e rende l'uomo una creatura amata e salvata. È per ciascuno di noi che questo è vero. Allora possiamo tutti sentirci custoditi, amati, liberati da un amore travolgente che cambia l'orizzonte della storia. Non stiamo vivendo un rito, ma stiamo vivendo una celebrazione viva, all'interno della quale questi fratelli vengono ordinati, presi dall'amore del Signore che trasforma il loro cuore e rende un cuore che annuncia la bellezza dell'amore, il Vangelo. Però per fare questo occorre che tutti quanti entriamo nell'obbedienza della fede, che vuol dire con la nostra mente, con la nostra ragione, con il nostro cuore, dobbiamo cercare di comprendere, nel senso latino del termine, di intelligere il desiderio creativo, intelligente e provvidente di Dio. Perché questo è il mistero. Da sempre Dio ha voluto che l'uomo fosse salvo e libero. E pur permettendo la caduta del peccato, ha pensato a come salvare l'uomo da questo peccato. È il grande dono della preghiera, della vita spirituale, della vita ascetica, che vi raccomando, cari fratelli, perché se noi ci allontaniamo da tutto questo della nostra vita, non facciamo altro che mistificare. Anzi, come diceva un grandissimo testimone pastore di qualche decennio fa, il grande cardinale di Firenze, Lia Dalla Costa, siamo coloro che adulterano la parola di Dio. Ed è il male grande che si può fare alla comunità cristiana, di essere adulteri della parola. La parola ci chiede di essere fedeli. L'Eucaristia ci rende sposi di questa parola di vita. È necessaria però la fecondità dello Spirito, direbbe così la liturgia odierna. E così possiamo generare nella fede generazioni nuove e forti. Ognuno di noi può generare nella fede, può seminare la parola del Signore, può impiantare il Vangelo e camminare verso il battesimo della conversione. Perché se oggi voi fate questo passo, la Chiesa riconosce in voi il carisma di essere diaconi e quindi servi nell'amore, è perché avete incontrato un Dio sapiente che si è rivolto a voi, così come ha fatto con Maria. Lei, la libera da ogni colpa, l'Immacolata, una giovinetta chiamata a collaborare all'azione salvifica di Dio per il mistero dell'amore di un Dio provvidente e previdente. Bene, Dio viene perché questo suo amore provvidente possa liberare l'uomo. C'è un percorso a tappe che ha fatto con Miriam di Nazareth. Tu concepirai un figlio, tu lo darai alla luce, tu lo chiamerai Gesù. E questo perché lo Spirito adombrerà la sua presenza per te e per tutti noi. Oggi noi vedremo anche con gli occhi
che lo Spirito scende sul capo di questi giovani e interiormente trasforma la loro esistenza. Perché tutti noi siamo chiamati a generare la speranza, grazie al dono dello Spirito, e questi fratelli sono chiamati ad essere testimoni di una vita di servizio, testimoni del Cristo che non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la vita e il riscatto di tutti. E così da Maria nasce il Santo di Dio, il Figlio di Dio. Da ciascuno di noi può nascere la speranza di incontrarlo, di amarlo e di seguirlo, perché a noi Dio viene nel Figlio per convocarci tutti nella gioia e nella speranza e offrirci la libertà dei figli. Non sei più schiavo, dice San Paolo, ma sei figlio, e poiché figlio puoi gridare, grazie allo Spirito, papà, mio padre, mio Dio, mio papà, riempimi del tuo amore e donami la speranza. La storia che Maria vivrà conferma l'azione straordinaria di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. Lei, la sterile, la sfortunata, la additata da tutti perché non ha figli, diventa feconda perché il suo cuore diventa un cuore colmo dello Spirito Santo. E perché questo? Perché Dio rende ordinario ciò che è straordinario. Perché Dio ciò che è perduto lo salva. Perché Dio tutto ciò che è oppressione lo libera, lo scioglie. Perché Dio tutto ciò che è impossibile lo rende possibile. Dio ciò che è sogno lo rende reale e vero. Io chiedo a tutti noi che siamo qui oggi a pregare perché lo Spirito Santo scenda copiosamente su questi giovani. Siamo pronti, come Miriam di Nazareth, a renderci figli e perciò a diventare servi della parola, perché lei dice: avvenga di me secondo quello che tu hai detto, perché mi affido al Padre come figlia e come serva. Siamo pronti, te lo dico a voi giovani, ad essere amati con questo amore che trasforma e rende vero e autentico ogni bisogno profondo che portiamo nel cuore. Siete pronti voi, ve lo chiederò fra poco, a consacrare tutta la vostra vita, il vostro cuore, la vostra mente, il vostro servizio, il vostro corpo a un amore trasformante, pieno, che colma di grazia e di bellezza la vita di tutti coloro che lo ricevono e lo accolgono? Questo è il mistero nascosto da secoli e ora rivelato. È un amore che cambia la storia. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del diaconato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli impegni. Volete voi essere consacrati al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Volete voi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto dell'ordine sacerdotale al servizio del popolo cristiano? Sì. Volete voi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le parole e con le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì. Voi, che siete pronti a vivere nel celibato, volete
segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli al servizio di Dio e degli uomini? Volete voi tutti custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione ed adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la vostra condizione insieme con il popolo di Dio per la Chiesa e per il mondo intero? Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ora, sorelle e fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Signore pietà. Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi patriarchi e profeti, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi apostoli ed evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli.
discepoli del Signore. Pregate per noi. Santo Stefano. Pregate per noi. Sant'Ignazio d'Antiochia. Pregate per noi. San Lorenzo. Pregate per noi. Sante Perpetua e Felicità. Pregate per noi. Sant'Agnese. Pregate per noi. San Massimiliano Maria Colbe. Pregate per noi. Santi Berardo e compagni martiri. Pregate per noi. Santi martiri di Cristo. Pregate per noi. San Gregorio. Pregate per noi. Sant'Agostino. Pregate per noi. Sant'Atanasio. Pregate per noi. San Basilio. Pregate per noi. San Bonaventura da Bagnoregio. Pregate per noi. Sant'Antonio di Padova. Pregate per noi. Santa Caterina da Siena. Pregate per noi. San Lorenzo da Brindisi. Pregate per noi. San Francesco di San. Pregate per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino. Pregate per noi. Santa Teresa d'Avila. Pregate per noi. Sant'E Frem. Pregate per noi. Martino. Pregate per noi. Santi Cirillo e Metodio. Pregate per noi. San Benedetto. Pregate per noi. Santo Padre nostro Francesco. Pregate per noi. Santa Madre nostra Chiara. Pregate per noi. San Fedele. Pregate per noi. San Bernardino. Pregate per noi. San Lorenzo Ruiz. Pregate per noi. San Diego. Pregate per noi. San Pedro Canuso. Pregate per noi. San Pietro d'Alcantara. Pregate per noi. San Felice da Cantalice. Pregate per noi. San Pasquale. Pregate per noi. San Francesco Solano. Pregate per noi. San Domenico. Pregate per noi. Santi Gioacchino e Anna. Pregate per noi. San Francesco Saverio. Pregate per noi. San Giovanni Bosco. Pregate per noi. San Giovanni Paolo II. Pregate per noi. San Giovanni Maria Vianney. Pregate per noi. Santa Giovanna d'Arco. Pregate per noi. San Giuseppe da Copertino. Pregate per noi. San Leonardo da Porto Maurizio. Pregate per noi. San Ludovico. Pregate per noi. San Corrado da Pazza. Pregate per noi. San Leopoldo Mandic. Pregate per noi. San Pio da Pietralcina. Pregate per noi. Sant'Agnese da Sisi. Pregate per noi. Santa Coletta. Pregate per noi. Santa Caterina da Bologna. Pregate per noi. Santa Veronica Giuliani. Pregate per noi. Santa Elisabetta d'Ungheria. Pregate per noi. Santa Rosa da Viterbo. Pregate per noi. Santa
Santa Maria Francesca, prega per noi. Santa Margherita da Cortona, prega per noi. Voi tutti santi e sante dell'ordine serafico, prega per noi. Santi e sante di Dio, prega per noi. Comune preghiera, accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli e noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa per Cristo nostro Signore. Benedicta tu, Spiritus.
Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra, e così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono a loro il servizio della carità, per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annuncio della parola. Ora, Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi perché servono al tuo amore nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, oh Signore, fondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i 7 doni della tua grazia perché compiono fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri della carità, premurosi verso i deboli e i poveri, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede e vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede e vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede e vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede e vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami. Insegna ciò che hai appreso nella fede e vivi ciò che insegni. Possiamo anche fare un applauso, perché ormai sono diaconi, eh? Allora proclamiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio. Thank you.
cieli uniti in uno l'amore di Cristo. Esultiamo in sorelle e fratelli, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Sì, veramente cosa buona e cosa giusta lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo, tuo Figlio eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, tu hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo che pellegrina nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza e tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, con gioia cantiamo l'inno della tua gloria.
Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianvito, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i nostri fratelli Conrad, Francis, Dominic, Jean, Gilbert, Donato. Custodisci loro i tuoi doni e rendi efficace con la tua grazia l'opera da te affidata al loro ministero. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. E congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Giuseppe, Raffaella e Pina, Salvatore e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme e godere per sempre della tua gloria
in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, lo Spirito che ci fa essere coscienti della figliolanza misericordiosa dal Padre, illuminati dalla sapienza del Vangelo nel quale siamo confermati dell'amore del Signore, insieme preghiamo il Padre della misericordia e della tenerezza con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura e da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga di nuovo il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede di tutta la tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. L'agnello di Dio. Ecco Gesù, colui che toglie e prende su di sé tutti i peccati del mondo. Beati gli invitati al banchetto nuziale dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. Eccellenza Monsignor Gianrico Ruzzo, Vescovo ausiliario della Diocesi di Roma, Reverendissimo Don Sabino Ardico, Commissario Apostolico dei Frati Francescani dell'Immacolata, Reverendi Padre Rettori, Padre Rosario Sumaco, Padre Gennaro, Reverenda Sor Mary Melone, Rettore Magnifico della Pontificia Università Antoniana, Reverendi Padre Concelebranti, cari confratelli, cari invitati, fratelli e sorelle, vi diciamo buonasera. La gioiosa e solenne ricorrenza alla quale abbiamo preso parte e che si sta volgendo a termine richiede e merita di essere prolungato un poco ancora. E questo sia perché di solito ci piace che le buone cose non finiscano presto, sia perché al termine di una celebrazione come questa, in cui mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Sua Eccellenza abbiamo ricevuto il sacramento dell'ordine e il grado del diaconato, non possiamo non esprimere la profonda e doverosa gratitudine verso Dio e una sincera riconoscenza verso gli uomini. Perciò vogliamo rendere grazie a Dio che, nella sua benevola provvidenza, ci ha concesso di sperimentare la gioia che oggi ci inonda il cuore. Ringraziamo l'Immacolata Madre nostra, la Beatissima Vergine Maria. Ella ci ha protetto sotto il suo manto materno, ci ha preservato da diversi pericoli e ci ha ottenuto la grazia di cui gioiamo in questo lieto giorno. Un grazie sentito a Sua Eccellenza Reverendissima Gianrico Ruzza per aver accettato di conferirci il sacramento dell'ordine per il grado del diaconato, nonostante la sua agenda tanto carica. Da parte nostra la assicuriamo delle nostre preghiere. Rivolgiamo a lei, Reverendissimo Don Sabino Ardito, Commissario Pontificio, la nostra sincera gratitudine, non solo per la felice circostanza che ci raduna in questo momento, ma anche per la sua paterna dedizione alla causa del nostro istituto, per il quale lavora notte e giorno in ossequio al mandato ricevuto dalla Santa Sede. A tutti i nostri superiori, formatori e confratelli che, sin dai primi anni di studio fino a questo giorno, ci hanno circondato della loro sollecitudine, vogliamo esprimere la nostra filiale e fraterna riconoscenza. Possa la gioia di questo giorno essere anche la vostra, quale primo coronamento delle vostre premure verso di noi. Ringraziamo tutti gli invitati, professori,
studenti e amici qui presenti. Infatti, malgrado i vostri impegni, siete riusciti a svincolarvi e onorarci della vostra presenza, segno della vostra, del vostro fraterno affetto e della vostra fattiva comunione con noi. Ringraziamo il parroco di questa chiesa che ci ha concesso di vivere in questo splendido luogo questo evento significativo della nostra vita. Oltre ai ringraziamenti, vogliamo ricorrere alle vostre preghiere affinché il Signore ci conceda le grazie di cui abbiamo bisogno per poter essere all'altezza della missione che oggi Egli ci affida nella sua Chiesa. Infatti, i diversi fatti di cronaca riscontrabili per esperienza diretta o udibili tramite mezzi di comunicazione rivelano quanto il mondo attuale sia assertato di verità e di carità. Verità e carità che sono valori evangelici di cui l'impellenza esige un rinnovato sforzo nell'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, la buona novella in grado appunto di seminare nella vita di ogni uomo verità e carità. Perciò vogliamo ritenere che non è affatto un caso che la nostra ordinazione avvenga a qualche ora dalla celebrazione del Natale del Signore. Per noi, infatti, ricevere il mandato di proclamare il Vangelo di Gesù Cristo, mentre tutta la Chiesa si appresta a celebrare il mistero della nascita del Signore, momento iniziale del mistero pasquale, sta a ricordare che è questo mistero che dà senso alla nostra identità cristiana. Mistero pasquale in cui risplende il volto di Cristo servo, di cui vogliamo riprodurre i lineamenti nello svolgimento del nostro ministero diaconale. In questa prospettiva, non c'è dubbio che il vostro sostegno spirituale ci sarà di valido aiuto. Non vogliamo trattenervi oltre. A tutti auguriamo già un santo Natale e un sereno anno nuovo del 2018. Dio stesso sia la vostra ricompensa. Grazie. Signore sia con voi. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza e operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio, buono e potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.